Buonasera a tutti, siamo con Maxime Bandà, flanker di Zebre Rugby Club, flanker della nazionale italiana rugby dal giugno del 2016, dove sono a casa, non negli studi, non in federazione, non in raduno, non allo stadio, e così è Max. Ciao, ciao Max, ben trovato. Inutile dirlo, in questi giorni Max ha avuto diciamo, balzato un po' agli onori della cronaca, non per quello che ha fatto in campo questa volta, ma per la sua scelta di scendere in campo in questa emergenza contro il coronavirus come volontario della Croce Gialla di Parma. Ecco, Max, io quello che credo sia interessante subito capire qual è davvero oggi la situazione per quella che la stai vivendo tu, insomma, a Parma e più in generale in Emilia-Romagna. Vabbè, sicuramente lo possiamo vedere tutti su giornali, telegiornali. In questo momento c'è una situazione di piena emergenza e sicuramente fino a qualche giorno fa la gente sembrava non aver capito esattamente quello che ci fosse in realtà dentro gli ospedali, perché quello che sto vedendo io è abbastanza, diciamo, preoccupante e la situazione è un po' difficile, ci sono rianimatori, medici, infermieri che cercano di salvare vite 24 ore su 24, magari a volte non riescono neanche ad avere un turno di riposo. Diciamo che dobbiamo cercare di venirci incontro tutti quanti, fare dei sacrifici in questo momento, ma per cercare di superare questo periodo è assolutamente necessario. Senti, da dove è nata? Tu sicuramente, insomma, sei passato, hai dato prova di avere un occhio di riguardo per il prossimo, per il sociale. Penso, insomma, alla scelta che hai fatto con le tre rose nere di Casale, no? Con cui poi hai avviato un rapporto, ma questo direi che va oltre. C'è anche un tema di, banalmente, insomma, di tutela della propria salute, che per un atleta è importante. Ecco, volevo un po' capire perché, da dove è nata questa tua scelta e anche quanto ha pesato, ha influenzato questa tua scelta il tuo essere un giocatore di rugby. Dico, sicuramente il fatto che mio padre sia un medico, un chirurgo e abbia passato una vita a cercare di salvare persone è stato assolutamente fondamentale. Quello di cui sono grato ai miei genitori, che spero di passare una volta ai miei figli quando li avrò, sarà appunto l'educazione che mi hanno dato e il senso di aiutare sempre il prossimo quando possibile, soprattutto nei momenti di difficoltà, anche perché quando c'è una difficoltà che si vede chi ha bisogno di una mano e chi può dare una mano. E il rugby sicuramente è un posto dove la resilienza è la parola d'ordine. Cadi a terra, ti rialzare, fortuni, ti devi rialzare. Quindi sicuramente il rugby, il sostegno hanno influito. Puoi raccontarci per quanto possibile, insomma, come si svolge la tua giornata da volontario a Parma, il tuo turno? Oggi sulle tue Instagram stories hai anche raccontato quella che era la vestizione, la preparazione per andare ad affrontare Covid e a supportare le persone che vengono ospitalizzate. Sì, guarda, ti dico, questo è il mio decimo giorno e avrò fatto una media di 11 ore di servizio al giorno. Sì, oggi è stata la mia giornata leggera e ne ho fatte 7, ma ci sono stati giorni dove sono stato 13 ore e mezza lì a cercare di portare i pazienti da una parte all'altra, trasferirli per alleggerire appunto il peso agli infermieri e ai medici degli ospedali, perché no, davvero non ne possono più. E in pratica io per le 8, massimo 9, sono lì alla 6 Croce Gialla, qui a Parma. E una volta che arrivano gli ordini dalla centrale operativa che comanda appunto i trasferimenti o nel caso le dimissioni a casa dei pazienti,
che sono sempre positive, ma che hanno appunto sintomi un po' più lievi e che quindi possono continuare la quarantena a casa, lasciando lo spazio libero nell'ospedale a chi ne ha più bisogno. Prima di uscire devi appunto affrontare una situazione particolare dove devi cercare di mettere tutela soprattutto a te stesso, anche perché quando smonti e torni a casa e puoi avere una famiglia, devi cercare di non rischiare di contagiare loro. Quindi c'è una situazione particolare dove in pratica ti bardi completamente. Noi mettiamo due calzari, una tuta, doppi guanti, mascherina, occhiali, visiera. Diciamo che è abbastanza lungo come procedimento, ma assolutamente è necessario. E soprattutto prima di uscire in servizio devi ricordarti di andare in bagno, perché non sai mai quando torni. Giusto ieri sono uscito alle 9:30 per un servizio e sono rientrato alle 6:00. Quindi ho pranzato alle 6:30 e sono andato in bagno alle 6:30, appunto. Anche perché una volta che ti vesti non puoi assolutamente svestirti, altrimenti rischi di contaminarti, perché hai a che fare con pazienti positivi e ovviamente devi essere sicuro prima di affrontare un'altra situazione. Quindi è abbastanza dura, ma bisogna farlo. Bisogna farlo, perché bisogna assolutamente superare questo periodo. Io credo che un altro aspetto, come dici tu, estremamente importante in questa fase sia far capire che questa malattia può effettivamente colpire con vari livelli di gravità, ma tutti. Poi anche chiarirci un po' lo spettro dei pazienti che, diciamo, ai quali andate a prestare soccorso, assistenza, per poi trasferirli. Parliamo di persone sicuramente che abbracciano per fascia d'età. Sì, assolutamente. Si è parlato di anziani, anch'io ho avuto a che fare con molti anziani, ma anche con molti giovani. Giusto 3 giorni fa ho riaccompagnato a casa l'Anghirano, un ragazzo che aveva 36 anni, quindi voglio dire, non ci sono troppe distinzioni di età, perché chiunque può essere afflitto da questo virus e ovviamente poi debellarlo in una maniera diversa. Però sicuramente non dobbiamo sottovalutarlo, anche perché in passato, in questi ultimi giorni, diciamo che è stato sottovalutato e adesso ne stiamo pagando le conseguenze. Dobbiamo sicuramente seguire le regole che ci impone il governo, anche perché sono state fatte da gente che ha studiato, che ne sa sa cosa sta succedendo e sa come superare questa pandemia. E quindi è un po' noioso restare a casa, è un po' stressante dopo un po', ma bisogna assolutamente cercare di trovare una soluzione, di adeguarsi, anche perché un periodo di adeguamento ad una cosa nuova solitamente prevede un minimo di 20 giorni, quindi cerchiamo di passare questi 20 giorni di cambiamento radicale, e poi cerchiamo di adattarci a questo piccolo periodo che dovremo passare rispetto alla durata della nostra vita, e pian piano poi le cose ritorneranno alla normalità. Senti, una cosa che forse ti è già stata chiesta nelle varie interviste che ti è capitato di fare è il supporto che hai avuto dalla tua franchigia, dalle Zebre. Come hanno reagito quando hai chiesto loro il permesso di andare a svolgere un'attività che, insomma, quanto con tutte le tutte in caso ha una piccola di rischio, soprattutto da professionista? Sicuramente mi hanno un po' preso per pazzo, ma conoscendomi hanno capito la situazione, hanno capito l'emergenza, e sia Michael Bradley che Alessandro Troncon, Carlo Orlandi, ma soprattutto il presidente Dalle Donne mi sono stati di appoggio, anzi sono messi a completa disposizione, e quindi ho avuto l'appoggio del lavoro, degli amici, della famiglia. Non ho avuto alcuna esitazione. Senti, presumo che ovviamente, visti tanti impegni, per adesso tu la parte fitness, l'allenarsi a casa, per te siano passati un po' un secondo piano.
No, caro. Si trovano energie anche per quello. La mattina prima di andare o la sera tornato non si molla un colpo, assolutamente. Tutto indoor, eh? Tutto indoor. Ovviamente. Tutto a casa, però si fa. Allora, dai, raccontiamo, magari ispiriamo anche qualcuno dei nostri amici a casa o a fare il volontario o a scendere o comunque a mantenersi in forma anche a casa. Se puoi raccontarci una tua routine tipo di questi giorni di allenamento. Guarda, martedì scorso mi sono fatto installare sul muro del garage una bara per fare le trazioni. Fare le trazioni, dips, addominali, si può fare tutto. Poi avevo dei pesi con cui comunque riuscivo a tenermi in forma e i burpees, diciamo, che sono diventati il mio pane Pane quotidiano. quotidiano di tanta gente lo sono diventati. Ormai quasi allenamento, vengo a fare un allenamento di CrossFit con te. Volentieri. Quando potremo di nuovo vederci, volentieri. Sì, anch'io mi sono ovviamente attrezzato. Ecco, appunto, insomma, speriamo che questo momento in cui ci si potrà rivedere e per voi atleti tornare in campo non sia poi molto lontano, insomma, com'è questa sosta forzata? La domanda è solo all'atleta, insomma, come si vive questa sosta forzata? Voi tra zebre, tra azzurri, come la state vivendo? Ah, sicuramente è difficile. Eravamo giù con la nazionale appunto a Roma a preparare una partita con l'Inghilterra, cioè passare da giocare contro l'Inghilterra a dover stare in casa forzati non è sicuramente facile. Però questo è un periodo in cui lo sport sicuramente passa in secondo piano rispetto alla salute, perché senza salute non ci può essere sport, non ci può essere nulla, quindi è assolutamente fondamentale metterci al sicuro, al riparo, mettere noi, i nostri familiari, i nostri amici e più possibilmente tutti. Bene, bene. Max, senti, un'ultima cosa. Il rugby, insomma, molto spesso parla o viene menzionato per quelli che sono i propri valori, il sostegno, no? È un po' un tratto pesante. Cosa vorresti dire a tutti i rugbisti d'Italia in questo momento, anche un po' alla luce dell'emergenza che stai affrontando di persona? Ma il messaggio che vorrei dare non è soltanto per i rugbisti, ma è per tutte le persone giovani che non vivono con anziani o con bambini, quindi vivono da soli e possono appunto stare tranquilli che se sono stanchi di essere a casa e l'unica cosa che riescono a fare ultimamente è lamentarsi sui social, di provare a fare una ricerca, una chiamata per vedere se c'è qualcuno che ha bisogno di loro, che sicuramente sarà così. Grazie, grazie Max e complimenti. E speriamo di vederci presto con una maglia da gioco addosso te e in giacca e cravatta il sottoscritto. Complimenti e grazie per essere stato con noi. Ciao, bello. Ciao ragazzi.